Primo momento grazie ai ragazzi, agli alunni, ai docenti che li hanno accompagnati. Ed è importante vedere i giovani, soprattutto se ne parlerà dopo, perché fa scoprire e dire a loro come era Acri, le tradizioni, gli usi di una volta, è importante poi per scoprire anche il futuro. Oggi qui si scoprirà questa targa in onore di Norman Douglas, che forse purtroppo pochi conosciamo, io mi ci inserisco pure. Pochi hanno letto il suo testo, che tra l'altro è molto corposo, che si chiama Old Calabria, scritto nel 1915, però un testo molto interessante di questo viaggiatore, narratore, antropologo, così definito. Oggi quindi scopriremo questa targa che sarà installata grazie all'impegno dell'amministrazione comunale con l'associazione Agri Antica Pandosia. Alla mia sinistra il professore Angelo Vaccaro, presidente da pochi mesi di questa associazione, poi più tardi, se vuole, ci parlerà degli obiettivi di questa associazione nata pochi mesi fa. Alla mia destra il vice sindaco, nonché assessore alla cultura Salvatore Ferrara. Ancora alla mia destra non poteva mancare il professore Giuseppe Abruzzo, tra l'altro lui oggi gioca in casa, storico e scrittore. Grazie anche a Don Giambiero Fiore per essere intervenuto. Direi di iniziare proprio con il professor Abruzzo, con una breve. Allora, con il vice sindaco e assessore, sì, alla cultura, Salvatore Ferrara. Grazie. Buongiorno a tutti. Il dovere di ogni amministratore è quello di favorire la crescita culturale, civica, sociale e politica della propria comunità. È compito perciò di ogni buona amministrazione sostenere tutte le iniziative e tutte le attività che tendono a far conoscere, a promuovere, a valorizzare le risorse, le ricchezze più o meno visibili presenti sul proprio territorio. La conoscenza della storia della nostra città, delle nostre radici, della nostra identità, può costituire una risorsa di sicuro valore culturale, economico, turistico. È anche uno strumento di promozione dell'immagine della città di Acri. Da più di un anno è attiva nella nostra città l'associazione Acri Antica Pandosia, che sta portando avanti studi e ricerche sulla protostoria e sulla storia di Acri, che, secondo molti studiosi, anticamente era la sede di una delle città più forti e ricche del territorio della provincia di Cosenza, Pandosia. È una tesi molto affascinante, di cui si sono occupati anche alcuni nostri concittadini in un passato più o meno recente. Il professor Palermo, che ha scritto un libro che si chiama Atlantide degli Italiani, il professor Fiamma, che oggi non è potuto intervenire per problemi, forse faceva un po' freddo, perché penso che sia su di 90 anni, che ha compiuto i 90 anni, e c'è il professor Abruzzo, il nostro carissimo professore, che ha scritto delle cose molto belle su una rubrica, prima sul confronto, scriveva della nostra storia, poi su Archeo Club d'Italia ha scritto ci sono due quaderni molto belli che parlano appunto di questa città che si chiamava Pandosia. E loro hanno ripreso l'argomento da storici e studiosi francesi e inglesi dell'Ottocento e del Novecento, che ritenevano con certezza che Pandosia si trovasse proprio dove ci troviamo noi in questo momento. Uno di questi grandi studiosi del nostro passato fu proprio Norman Douglas, che più di 100 anni fa percorse a piedi, in lungo e largo, la Calabria, affascinato dai suoi straordinari paesaggi naturali e che visitò proprio la nostra città. Nel 1915, 100 anni fa, Norman Douglas pubblicò il suo libro più famoso, Old Calabria, la vecchia Calabria. Old Calabria non è solo una descrizione incantata delle bellezze selvagge della Calabria di 100 anni fa, ma è un prezioso studio antropologico delle persone, delle condizioni di vita, dei costumi, della società di quei tempi. Tra i tanti episodi storici contenuti in questo libro, vi è quello che vive Alessandro il Molosso, re di Epiro,
che nel 326 a.C., dopo aver conquistato quasi tutta la Calabria citeriore, si diresse verso questa città, appunto Pandosia, ma sotto le sue mura, che si trovano lungo il fiume Acheronte, che è un fiume identificato nel Mucone, che si trova alle nostre spalle, nella vallata che si trova alle nostre spalle, Alessandro il Molosso fu sconfitto e vi trovò la morte. Non mi dilungo oltre, perché di Old Calabria e di Norman Douglas vi parlerà il professor Vaccaro, che meglio di me saprà darla. Sì, e poi il professor Abruzzo. Noi oggi vogliamo ricordare con una targa commemorativa questo grande personaggio che in qualche modo consegnò Acri alla storia, così come abbiamo intenzione in futuro di far conoscere attraverso diverse iniziative i tanti scrittori, i poeti, i letterati. Soprattutto acresi di grande valore ma dimenticati, che possono dare lustro alla nostra città. Per concludere voglio ricordare che in Calabria abbiamo un grande scrittore vivente, anche lui come Norman Douglas, grande viaggiatore, camminatore, narratore dei meravigliosi paesaggi che abbiamo intorno a noi e che conosciamo purtroppo poco. Si chiama Francesco Bevilacqua, che un mese fa è stato invitato proprio dall'associazione Acri Antiche Pandosia, ha presentato un libro, e lui fra i tanti libri che ha scritto, uno era intitolato proprio Sulle tracce di Norman Douglas, nel quale dice: leggo e rileggo il suo Old Calabria da una trentina d'anni, e da quel libro il vecchio Douglas continua a dirmi cose nuove, per cui pensate quanto potrebbe essere interessante leggere questo libro. Ecco, voglio concludere dicendo questo, che camminare, cioè visitare i luoghi e leggere soprattutto libri di viaggiatori come Douglas, è più o meno la stessa cosa, perché sia camminare che leggere sono due attività che concorrono ad accrescere la nostra conoscenza. Lo dico soprattutto ai giovanissimi che sono stamattina qui, perché sono naturalmente loro dotati naturalmente di una grande curiosità, di una sete di sapere. E finisco davvero con un motto di un altro grande scrittore e camminatore calabrese, Giustino Fortunato, che disse appunto: camminare per conoscere, conoscere per amare, perché più si conoscono le cose e più si amano. Io ho finito. Voglio approfittare per fare gli auguri di buone feste a tutti i presenti, a tutti gli acresi, a nome dell'amministrazione. Grazie tante. Grazie all'assessore alla cultura del Comune di Acri, Salvatore Ferraro. Poi per l'amministrazione comunale sono anche presenti, li ringraziamo, il presidente del consiglio Cosimo Fabbricatore, il presidente della commissione cultura Giulio Romagnino. E allora adesso è il momento di Angelo Vaccaro, dicevo, il presidente di una delle due associazioni presenti qui ad Acri, Acri Antica Pandosia, salutiamo anche l'altra associazione che si chiama Acra, entrambi stanno lavorando affinché i reperti archeologici trovati, tra l'altro i siti sono tantissimi, i siti su Acri, pochi lo sanno, ma ci sono tantissimi siti archeologici nel centro e in periferia. Dicevo, stanno lavorando affinché questi reperti siano valorizzati attraverso anche un museo. Speriamo bene e prego, grazie Angelo Vaccaro. Buongiorno a tutti e grazie per essere venuti. Questa manifestazione si è realizzata perché l'amministrazione comunale ci ha creduto, perché la giunta municipale ha recepito questo messaggio di cultura e ha voluto organizzare anche a sue spese la targa in onore di Norman Douglas e di Old Calabria. Noi siamo qui perché sono passati 100 anni, come diceva il vice sindaco, dalla pubblicazione del libro Vecchia Calabria, che fu pubblicato a Londra nel 1915. Ma siamo qui anche in un luogo caro agli acritani, siamo a Coraca, appunto un toponimo che deriva dal greco, Corax, Korakos, che significa la collina dei corvi. E questo luogo è anche probabilmente il sito dove viveva uno dei più antichi insediamenti degli enotri in Calabria, dei preti, e tutta la storia dell'umanità è passata da questa piazza fino ad arrivare fino a noi.
Ma chi era Norman Douglas? E perché noi adesso abbiamo voluto inaugurare un'epigrafe in onore della sua opera maggiore, Old Calabria. Norman Douglas era un inglese, nato tra l'altro in Austria, che faceva parte dei viaggiatori del Grand Tour. Che cos'è il Grand Tour? Adesso voi comprate i biglietti per andare con i vostri genitori in crociera e vi piace andare nei paesi esotici e vi piace andare nei luoghi pubblicizzati dalla televisione. Pensate che a partire dal 1600 il luogo più ambito dagli studiosi di tutta Europa era l'Italia, e questi studiosi erano innamorati dell'Italia e del Sud, ed in particolare della Calabria. Il Grand Tour era il viaggio avventuroso che tutti volevano fare per conoscere la storia antica, perché non potendo andare in Grecia, la Grecia era questa, era la Magna Grecia. E qui i viaggiatori del Grand Tour cercavano l'anima del passato, cercavano la struggente bellezza del paesaggio, cercavano il genio della storia, che era qui perché qui era nata una storia antica. E tra questi viaggiatori del Grand Tour c'è Norman Douglas, che venne più di una volta in Calabria, e l'ultima volta nel 1911, e descrisse un po' Acri e gli Acritani in sole 3 pagine, ma quelle 3 pagine hanno fatto il giro del mondo, perché Old Calabria è stato tradotto nelle maggiori lingue che si parlano nell'Occidente e nei paesi africani e asiatici. Ci piace pensare che quel giorno Norman Douglas venne qui, in questo luogo, da questo belvedere, da questo castello, e guardò quello che a lui lo affascinava di più, il mitico Acheronte, il rabbioso fiume Mucone nella sua valle stretta, scrive lui, che ogni anno si prendeva 20 cristiani e li uccideva, ma il più famoso di questi cristiani morti nell'Acheronte era, come dice lui, appunto Alessandro il Molosso, il re dell'Epiro, che morì sotto le mura di Pandosia nel 330 o 327 avanti Cristo. Gli storici non sono tutti d'accordo su questo evento. A nome dell'associazione Antica Pandosia io ho il dovere di ringraziare l'amministrazione comunale in primis, ma anche tutte le associazioni che hanno raccolto questo invito. Io vedo qui nella piazza esponenti dell'ACRA, che ringrazio con grande umiltà e sincerità, l'associazione gemella che da 20 anni qui opera per lo sviluppo archeologico di questo comune, di questa terra. Vedo rappresentanti del Rotary, che ringrazio, vedo il presidente dei Lion, vedo giornalisti, televisioni, intellettuali, uomini di cultura, semplici cittadini, ma vedo anche i bambini della primaria di Pavia, un presidio di cultura nel centro storico, l'ultimo avamposto di scuola pubblica nel centro storico di Agri, e io per la scuola di Pavia chiederei un applauso. Ringrazio il preside dell'Istituto Comprensivo Padula, che ci ha concesso questa magnifica giornata, e gli studenti che hanno accettato con tanto entusiasmo di venire qui questa mattina. Che cosa dire? Su Pandosia io ho poco da dire, l'hanno scritto gli storici antichi come Strabone, Tito Livio, come François Lenormand, che è anche lui un viaggiatore del Grand Tour, che venne nel sud ma non passò da qui. Lui scrisse soltanto: se veramente Pandosia esistesse o fosse esistita, è esistita ad Acri, nella valle del Mucone. Ma di questo potrebbe parlare un grande studioso che ho qui alla mia destra, che è il professor Abruzzo. Lui si è occupato in uno dei suoi quaderni più volte di questo argomento. Io posso dire che, a parte gli storici e le fonti storiche, è l'archeologia, la scienza, che dà agli storici elementi per verificare le loro ipotesi. Noi ci affidiamo all'archeologia per sapere se eravamo veramente l'antica Pandosia, perché altre città della Calabria vantano questo passato. Noi non sappiamo come stanno le cose. Di sicuro una cosa la sappiamo: noi oggi abbiamo iniziato il Grand Tour. Insieme alle altre associazioni del territorio, noi intendiamo ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, quando ne abbiamo la voglia, la forza e l'entusiasmo e l'aiuto, di iniziare un percorso nel centro storico di Acri, di visitare i luoghi, i toponimi, e di ricordare ai ragazzi che ogni toponimo
ogni luogo è un pezzo della nostra storia. E solo se teniamo forti le radici nella nostra storia antica e moderna, possiamo guardare al presente con serenità e anche al futuro. Io a scuola spiego sempre la questione degli alberi e dico ai miei alunni: un albero è forte perché le sue fronde, le sue foglie cercano la luce verso l'alto, ma è forte perché la quercia ha delle radici potenti che affondano nel terreno. Nessun albero potrebbe andare verso la luce se non avesse le sue radici, e nessun popolo a futuro si ricorda o si dimentica il proprio passato, la propria lingua e i luoghi della memoria. Grazie. Grazie professore Vaccaro. Volutamente non rivolgo domande perché abbiamo poco tempo a disposizione, poi gli alunni devono tornare in classe, però mi hai anticipato, fortunatamente ci saranno una serie di iniziative, speriamo da qui a breve, attraverso percorsi itinerari, e vi faccio prendere un impegno a tutti quanti, associazioni e istituzioni, di organizzare anche dei seminari, dei convegni, così aperti a tutti, ma soprattutto coinvolgendo le scuole e i giovani, perché sono certamente notizie ed eventi importanti per conoscere le tradizioni, per conoscere anche chi si è occupato di Acri, se ne è occupato Norman Douglas. E allora chiudiamo con il professor Abruzzo, al quale cedo volentieri la parola. Diceva prima il professor Vaccaro, ha scritto testi, lui è studioso, antropologo, scrittore, basta recarsi alla biblioteca a trovare tutti i testi di Abruzzo per conoscere anche veramente nei minimi particolari usi e tradizioni e altre cose. Prego, grazie. Grazie. Io devo ringraziare anzitutto per essere stato invitato a parlare stamattina, a parlare di una cosa della quale mi occupo da anni e sulla quale ho scritto da anni anche. E, è un'iniziativa ottima quella che è stata fatta questa mattina, che viene fatta questa mattina. E mi porta a parlare di una cosa: noi non conosciamo noi stessi. Ma perché? Perché non ricerchiamo, perché nelle scuole non si insegna la ricerca, si insegna il copiato. Il copiato è una cosa, la ricerca è un'altra. Ed io vi darò qualche notizia. Su Pandosia io ho scritto, ma non l'ho detto in forma affermativa che Acri sia Pandosia, perché non possiamo dirlo con certezza fin tanto che l'archeologia non ci darà i reperti necessari per confortare le tesi letterarie, perché le tesi letterarie possono essere stiracchiate come si vuole, ma praticamente hanno bisogno della prova oggettiva. Fra gli altri, oltre a quelli citati dal professore Vaccaro, c'è Amedeo Maiuri. Amedeo Maiuri, magari diversi non lo sapranno, era il direttore degli scavi di Pompei, e famoso archeologo, eccetera, tutto quello che si può dire di questo. Questo venne il 1961 ad Acri, io non c'ero, me lo dissero dopo, perché cercava Pandosia. E bisogna dire che Amedeo Maiuri è uno dei maggiori archeologi del secolo passato, e questa la dice lunga. Purtroppo le ricerche si sono fermate là. Io non sono riuscito nemmeno a trovare gli appunti di Maiuri per vedere dove si fosse recato, che cosa avesse fatto fotografare, perché fece fotografare alcune parti. Però il fotografo non ricordava, intervistato, non ricordava completamente nulla. Per intenderci, Alessandro il Molosso, del quale si è parlato, era il nipote di Alessandro Magno. Ora, su questo potremmo discutere diverso tempo, perché si parla della vicina Cosenza dove venne portato il corpo, e qualcuno come il duca di Luin lo pose Pandosia in Lucania, cosa impossibile, perché dalla Lucania portare il corpo a Cosenza sarebbe stata una cosa avventurosa per quei tempi. Ma io voglio dire qualche cosa su Norman Douglas. È critico anche, oltre quello che è stato detto, è critico per alcuni versi,
Per esempio, quando parla, lui viene da San Demetrio Corone ad Acri, quando parla della strada, dice che c'erano i soldi per costruire quella strada, ma i soldi sparirono. Qualche cosa che ci ricorda i nostri tempi, insomma, no? E in effetti questa strada poi venne realizzata addirittura nel dopoguerra 1940, quindi la cosa la dice lunga. Voglio soffermarmi su un'altra cosa. Noi dovremmo conoscere per un debito di riconoscenza quelli che si sono occupati di Acri, ma che di Acri non erano, e che ci danno delle notizie interessantissime. Per esempio, se prendiamo Gabriele Barrio, un francescano che scrive De situ et antiquitate Calabria, e lo scrive in latino, inserendo una diciamo un'invettiva contro quelli che avessero, chiamiamoli invettiva, contro quelli che avessero ardito tradurre quest'opera in latino, quest'opera in italiano, in volgare, diceva lui. Ma caso strano, questo scrive, ci dà delle notizie interessantissime, per esempio che ad Acri si produceva vino e olio eccellente, che erano da lodare i prosciutti, ma la traduzione venne fatta, malgrado l'invettiva che lui e le bestemmie contro chi avesse osato fare tanto, venne tradotta da un prete che si chiamava Tommaso Aceto. Tommaso Aceto venne, per intenderci e per far capire che cosa era Acri, venne ordinato sacerdote ad Acri. Stiamo parlando 1500, Tommaso Aceto 1600. Un altro autore interessantissimo è il Marafioti, che è un altro abate, tanto per cambiare, che gira un po' per la Calabria e arriva anche ad Acri e resta colpito dai boschi che ci sono, dai boschi di querce che ci sono ad Acri. Ossia, queste notizie si vanno a trovare su testi introvabili, peraltro, nelle biblioteche minori, e scritte purtroppo in una lingua dell'epoca che è difficilmente comprensibile a tanti, e spesse volte sono scritti in latino, anche se in un latino medievale, spesse volte non in un latino classico, però sono qualche cosa di estremamente interessante, perché ci aiutano a capire questi nostri luoghi. Ma per esempio io non dimenticherei nemmeno un altro che non è un viaggiatore, è un inviato dal re di Napoli, Giuseppe Maria Galanti, che scrive il diario di viaggio. Questo qua viene incaricato, è un economista, viene incaricato dal re di Napoli di viaggiare per la per il regno e fare delle proposte di sviluppo economico, fare dei rilievi. E questo arriva ad Acri il 1792 e descrive tutta una serie di usi, di consuetudini, perché lui ha uno schema e riempie questo schema. E la cosa per esempio che colpisce è che i danari che venivano prestati, allora non c'erano le banche, venivano prestati all'interesse del 5%, e si meraviglia che a Bisignano invece si pratica un interesse superiore del 6-7%. E sono cose interessantissime, sia dal lato antropologico, per quello che lui descrive, per esempio sui funerali, su queste cose, ma si sofferma sulle condizioni, diciamo, dell'agricoltura, dell'economia in generale, discute con le persone, con gli studiosi del luogo e così via. E per esempio un altro che arriva ad Acri, sul quale io ho scritto, che è il Rolfs, che è scomparso nella seconda metà del secolo scorso, è autore di un vocabolario, oltre che di grammatiche del dialetto, venne qua per fare dei rilievi. Io ho pubblicato ho ripreso una cronaca
dell'epoca, perché proprio qua sotto venne Rolfs presso una famiglia e si meravigliava. Io riportavo, perché ho intervistato qualcuno che l'aveva conosciuto, di questi popolani, e si meravigliavano questi, dice: ma guarda, questo tedesco invitato da queste persone a mangiare qualcosa, dice: facciamo pipe patate, però brusco brusco, ossia dice: com'è possibile che questo tedesco sa brusco brusco, che forse diversi di voi non sapranno, rapidamente, in fretta, però diciamo, perciò facciamo in fretta. Ora io non la faccio lunga, perché lo capisco, ma ci sarebbero tante cose da dire. Ottimo per esempio quello di fare degli incontri per cercare di discutere, di dibattere su queste cose e sugli autori che hanno, e perché è un debito nostro verso queste persone che hanno reso celebre Acri e che si sono interessati di cose bellissime e interessantissime. Le scuole dovrebbero fare, purtroppo, cosa che non fanno, la loro parte. Vabbè, insomma, cose fanno in parte, diciamo così, altrimenti i docenti si rimproverano. È risaputo che il professor Abruzzo è un grande ammaliatore e trascinatore, il tempo a disposizione sta per scadere, poi gli alunni devono tornare in classe, quindi altrimenti, però vi ho fatto prendere un impegno e lo prendete: da qui a breve si organizza una serie di iniziative al chiuso e all'aperto, questo lavoro sinergico tra istituzioni e associazioni deve continuare, e naturalmente intellettuale. Tra l'altro Acri è sempre stato un centro dinamico dal punto di vista culturale, però fortunatamente negli ultimi anni, come dire, attraverso queste iniziative culturali stanno riscoprendo scrittori, poeti, narratori. Io voglio anche ricordare che qualche mese fa è stato dedicato in uno spazio Giuseppe Antonio Arena, uno spazio nei pressi di Piazza Sproieri, quindi ben vengono queste cose. Poi sono state lette delle poesie all'aperto di Salvatore Cervini, insomma fortunatamente le cose si fanno e si devono fare di più, coinvolgendo i giovani. Allora, tra poco, ragazzi, mi raccomando, chi ce l'ha può utilizzare lo smartphone, provvediamo a scoprire la targa. Di solito qua, in queste occasioni, quando si scopre la targa di qualche personaggio famoso, ci sono anche i familiari. È stata fatta una ricerca accurata, non abbiamo trovato un familiare di Norman Douglas, però professore Vaccaro, sì, ci racconta un altro aneddoto. Però parenti di Douglas o Douglas, ci sono diverse interpretazioni, ma noi lo chiamiamo Douglas e non ce ne sono. Prego, l'ultima cosa. Solo un minuto. Qui ha fatto bene Abruzzo a ricordare Amedeo Maiuri, che è venuto qui il 1962 e si è intrattenuto a parlare con Don Nicola Montalto, il nostro caro parroco allora di Pavia, e con qualche fotografo. Ma Maiuri ripartì per Pompei e morì l'anno dopo, nel 63. Con lui morì il suo sogno di trovare Pandosi e anche il nostro. Ci siamo preoccupati di rintracciare la Fondazione Maiuri a Pompei e abbiamo aperto un colloquio e un rapporto col dottor Pio Manzi, che è il custode e il ricercatore dell'Università di Napoli che si occupa delle sue carte. Lui, quando ha sentito la nostra storia, si è entusiasmato e ha chiesto a 4 laureande in archeologia di setacciare le carte di Maiuri nella fondazione, cosa che stanno ancora facendo, con una promessa che appena avessero trovato in un taccuino appunti che ci riguardano, la fondazione Maiuri ci chiama per questo contatto, per passarci le carte. E grazie per questa puntualizzazione. Grazie. Per chi non è stato presente, ve lo ricordo ancora una volta, nei prossimi giorni su Acri Social, che è un portale internet, e su Acri TV vedrete, rivedrete, riascolterete quando è stato fatto oggi. Adesso vi faccio presentare. Allora, io già conosco i vostri nomi, però è meglio che lo dite voi. Serena, Samuele. Allora, Serena e Samuele, questo compito gravoso ma importante. Prendete e tirate da qua. Andate tutti a due, tutti a due. Dove lo dico io? Andiamo al professore. Prendi la mano, metti la mano. Dice sì, ci dovete dare voi l'ordine, il muro è comunale. Tirate giù, tirate forte, forte, forte. Un applauso. Poche cose, un solo pensiero. A Norman Douglas, che in questo luogo ammirò il maestoso Acheronte, affidando Acri alla memoria storica. Nel centenario della pubblicazione di Old Calabria,
l'amministrazione comunale e l'associazione Acre Antica Pandosia posero 19 dicembre 2015. Grazie a tutti, grazie per aver partecipato a questa manifestazione. Di nuovo auguri di buone feste a tutti quanti. Ciao.